Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mancano solo 2 giorni all'uscita del DJI Mavic Mini, ma praticamente ragazzi si sa tutto, ormai sono tutte certe quelle che saranno le caratteristiche del piccolo DJI Mavic Mini, probabilmente il drone, o meglio uno dei droni più attesi nella storia da parte di DJI, perché comunque sarà il primo drone con caratteristiche importanti che pesa meno di 250 grammi, mai nessuno fino adesso è riuscito a fare tanto dal punto di vista tecnico, e soprattutto questa caratteristica lo fa rientrare come drone con molte più libertà e meno cose burocratiche per poterci volare. Quindi ragazzi, DJI cosa ha fatto però? Ha pubblicato per un attimo, adesso se andiamo a cercarla non c'è più, la pagina di Amazon con la prevendita del prodotto, e in questa prevendita, cioè in questa immagine, vedete, c'è praticamente descritto con precisione quello che sarà il DJI Mavic Mini che verrà presentato i prossimi giorni. In più sono apparse un sacco di foto nuove col drone, praticamente proprio la versione quella che arriverà nelle nostre case se lo acquisteremo. Quindi ragazzi, non c'è praticamente più niente da scoprire, quindi analizziamo bene l'inserzione di DJI nel sito di Amazon. Allora, il drone peserà meno di 250 grammi e questo vabbè era scontato. Una cosa nuova che non mi aspettavo, che ci sarà un'app dedicata e non sarà la DJI Go 4, ma si chiamerà DJI Fly, quindi un'app dedicata apposta per questo drone. Un'altra caratteristica, avrà 12 megapixel di fotocamera, e una cosa inaspettata, che avrà un gimbal stabilizzato su 3 assi meccanicamente. Anche questa è una cosa che non ci si aspettava, perché sembrava che uscisse con un gimbal stabilizzato su 2 assi meccanici più un terzo elettronico. Invece leggendo questa inserzione di DJI, il drone avrà un gimbal stabilizzato su 3 assi, avrà un'autonomia di volo di 30 minuti, quindi tantissima roba, davvero quasi incredibile che un drone di queste dimensioni possa veramente volare per 30 minuti, cioè una cosa pazzesca. La fotocamera si diceva che poteva essere in 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, ed è confermata invece la 2,7K 30 fps. È comunque una fotocamera pazzesca se la mettiamo su un drone di queste dimensioni, cioè tutto da analizzare. Poteva essere anche una telecamera a 1080, andava bene lo stesso, perché stiamo parlando di una fotocamera stabilizzata su 3 assi, cioè se pensiamo che lo Spark aveva fatto, o meglio ha fatto un successo pazzesco, che aveva una fotocamera 1080, aveva un gimbal stabilizzato su 2 assi meccanici e un terzo elettronico, una durata della batteria scarsissima, eppure ha venduto veramente una valangata di pezzi e non aveva nessun vantaggio, a parte per chi lo alleggeriva e poi lo faceva registrare a Denia come drone sotto i 300 grammi e lo usava per lavoro. Per un utente normale della domenica, chiamiamolo così, per un hobbista quel peso, che era di 330-360 grammi, adesso non ricordo, era comunque una cosa inutile, non portava vantaggi. Quindi si acquistava un drone che comunque non aveva caratteristiche, o meglio aveva caratteristiche importanti per quelle dimensioni, però non pazzesche. Quindi figuriamoci qua che abbiamo 250 grammi di drone e le caratteristiche sono aumentate in maniera esponenziale rispetto allo spazio. Anche e soprattutto la connessione wifi, che qua si parla che in modalità CE potrebbe arrivare anche a 2 km, perché usa lo stesso sistema che era stato montato sul Phantom 3, quindi potrebbe arrivare a 2 km in modalità CE e a 4 in modalità FCC, cioè una connessione pazzesca che non ha nemmeno il Mavic Air, per intenderci, un drone che costa quasi 800 euro, e soprattutto da questa inserzione si vede il prezzo di 399 euro. La confezione conterrà il drone, il controller che sembra quello dello Spark, per intenderci è molto simile, anzi sembra proprio lui, avrà i 3 cavetti classici, Lightning, USB Type-C e USB mini, quindi questi 3 cavetti che possiamo utilizzare in base a quello che è il nostro smartphone classico di DJI, e le eliche di ricambio, una batteria. Quindi questa è la versione base. In più ci sarà all'interno un cacciavite per sostituire l'elica, perché ovviamente per risparmiare peso e via dicendo non ci sarà il classico sgancio rapido con cui ci ha abituato DJI, ma ci saranno le viti che tengono ferme le nostre eliche. Quindi per sostituire le eliche con il cacciavitino andremo a svitare la vite e sostituire l'elica. Poi ci sarà una versione Morphlite Combo con 3 batterie, il paraeliche, un cable
case dove mettere dentro il drone e il controller, quindi ragazzi, una versione più completa che già solo le tre batterie, se le mettiamo sui 30 minuti di volo, praticamente con tre batterie si sta in volo una giornata, cioè una cosa esagerata. Secondo me questo drone non venderà tantissimi pezzi di più, cioè una cosa pazzesca, perché comunque il discorso del regolamento, il discorso della praticità, il discorso di essere un drone entry level dal punto di vista economico da parte di DJI, un po' come era successo con il DJI Spark, che aveva venduto tanto, sebbene non aveva caratteristiche pazzesche, però erano comunque caratteristiche su un drone piccolo e entry level dal punto di vista economico, perché comunque era il drone meno costoso di DJI. Qua più o meno succederà la stessa cosa, ma secondo me sarà ampliata all'ennesima potenza, perché qua ragazzi, questo è un drone che oltre ad avere caratteristiche nettamente superiori allo Spark, e molto superiore allo Spark solo la batteria, cioè voglio dire tanta roba, il prezzo comunque entry level, perché è 400 euro con il controller, lo Spark non è mai costato così con il controller, e soprattutto perché permetterà di volare in libertà praticamente, non sarà un drone che va ad azzerare praticamente la concorrenza, la concorrenza che già soffre la presenza di DJI in maniera importante. Con questo DJI Mavic Mini, DJI veramente dà un'ammazzata, ma un'ammazzatona a chiunque, a parte i droni soprattutto di fascia alta, ovviamente quello che potranno essere i droni della categoria del Mavic Pro, ma tutti i droni da una certa fascia in giù praticamente con questo mini drone verranno azzerati, perché tanti non acquisteranno più un drone via di mezzo, ma acquisteranno questo. Ovviamente avrà problemi magari con il vento perché è talmente leggero, però cavoli, alla gente poi gli interessa sì, gli interessa no, nel senso che la maggior parte delle persone acquista un drone come questo, che sarà magari semplicissimo da far volare, piuttosto che acquistare magari quei droni via di mezzo da 200 euro che si trovano in tutti gli store cinesi o anche su Amazon, comunque che magari costano 250 euro, ma sono droni inutili, perché magari non volano bene, comunque non vengono mai aggiornati, la fotocamera è inutilizzabile perché praticamente sì, 4K, ma che fa video che non servono a niente perché ti viene il vomito mentre li stai guardando. Cioè questo ragazzi è veramente azzera la concorrenza in una maniera pazzesca. Quindi ragazzi, adesso aspettiamo il 30 ottobre per vederlo proprio concretamente, ma praticamente è già concreto, abbiamo tutte le notizie certe ormai e abbiamo anche le immagini definitive, proprio quello del prodotto che verrà consegnato a casa nostra. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale queste immagini e queste caratteristiche tecniche definitive del DJI Mavic Mini vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao.